16 giorno, affidando allo Spirito Santo i miei pensieri. Prega di cuore in unione con Maria. Preghiera allo Spirito Santo. O Spirito di Dio, Spirito di pace e di letizia, che dai sollievo al mio cuore assettato, riversandovi la sorgente viva dell'amore di Dio, e lo rendi intrepido per la battaglia. O Spirito di Dio, ospite amabilissimo della mia anima, desidero da parte mia esserti fedele sia nei giorni lieti, sia nello strazio delle sofferenze. O Spirito di Dio, desidero vivere sempre alla tua presenza. Dal Vangelo di San Giovanni. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli dimora presso di voi e sarà in voi. Dal diario di Santa Faustina. L'amore scaccia la paura dell'anima. Da quando ho cominciato ad amare Dio con tutto il mio essere, con tutta la forza del mio cuore, da quel momento è scomparsa la paura, e benché mi si parli in qualunque modo della sua giustizia, non ho alcun timore di Lui, perché l'ho conosciuto bene. Dio è amore ed il suo spirito è la pace. Ed ora vedo che le mie azioni scaturite dall'amore sono più perfette delle azioni che ho compiuto per timore. Ho posto la mia fiducia in Dio e non temo nulla. Mi affido completamente alla sua santa volontà. Faccia di me quello che vuole. Io in ogni caso lo amerò sempre. So di essere sotto il tuo particolarissimo sguardo, Signore. Non indago con timore sui tuoi disegni nei miei riguardi. Il mio compito è quello di accettare tutto dalle tue mani. Non temo nulla, benché imperversi la tempesta e tremendi fulmini si abbattano attorno a me. Ed allora mi sento veramente sola, ma il mio cuore sente te, e la mia fiducia aumenta notevolmente e vedo tutta la tua onnipotenza che mi sostiene. Con te, o Gesù, vado attraverso la vita, nelle giornate serene e in quella di tempesta, con un grido di gioia, cantando sottovoce l'inno della tua misericordia. Preghiera di affidamento.
Maria, sposa dello Spirito Santo, attraverso te vorrei affidare oggi allo Spirito Santo tutti i miei pensieri, specialmente quelli che mi causano ansia e paura. Desidero che lo Spirito Santo prenda la mia ragione umana e il modo di ragionare di questo mondo e mi presenti il suo pensiero divino. Non voglio ascoltare falsi profeti, cedendo alla tentazione di perdere la speranza e cadere nella disperazione. Voglio ascoltare solo Dio, perché solo Lui conosce il mio futuro e vuole per me il vero bene, la felicità e la vita. Per favore, Madre, invoca per me il dono della sapienza, affinché in mezzo alle tempeste e alle incertezze mi aiuti a vedere e a valutare tutto con la realtà della prospettiva di Dio, cioè così come Dio la vede. Dal Salmo 86. Non v'è nessuno pari a te fra gli dèi, o Signore, né vi sono alcune opere pari alle tue. Tutte le nazioni che tu hai fatte verranno ad adorare nel tuo cospetto, o Signore, e glorificheranno il tuo nome, poiché tu sei grande e fai meraviglie, tu solo sei Dio. Gesù, confido in te. Maria, mi affido a te.